Mister, si torna in campo, terza partita in una settimana, si gioca contro l'Italia che ha cambiato allenatore. Non so, per quella che è la sua esperienza, affrontare una squadra che ha cambiato panchina, un vantaggio o uno svantaggio? Non credo sia un discorso di cambiare allenatore, credo che continua, ecco, il discorso che facevamo in settimana di un periodo che non è favorevole a noi. Andiamo sul campo di una squadra che potenzialmente ha almeno a singoli e a livello delle migliori, che gli sta andando male anche loro alla grande, perché stanno perdendo le partite incredibili, li stanno dominando e le stanno perdendo. In più c'è il cambio allenatore, sicuramente qualcosa da solo non farebbe niente, ma se la metti hai il valore che hanno, è chiaro che la partita, se era difficile, diventa difficilissima. Quanto preoccupa il sintetico? Ma no, abbiamo già Tarrini in sintetico, anche se l'unica partita in cui abbiamo preso Rampi e forse magari era dipeso da quello, però io, da una parte ci gioco anche volentieri su sintetico, è difficile battere male la palla. C'è un attaccante che lei conosce molto bene, Santini. Prenderà, appunto, l'ha fatto dilettanti, era quel premando e fece un sacco di gol. Un ragazzo che ricordo molto piacere. Mister, che giorni sono stati questi dopo la partita con l'Olbia e come preparare questa trasferta così insidiosa, anche da un punto di vista mentale e psicologico? Sono stati giorni identici a Dopolini, ecco, per farci capire, sono stati giorni identici a Dopolini, però no, noi ci siamo allenati nella stessa identica maniera, consapevoli fino ad ora abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, consapevoli abbiamo fatto 4 buone prestazioni, tutto sommato, e consapevoli i 4 punti sono, continuo a ripetere, minimo di ciò che abbiamo fatto e meritavamo molto, molto di più. Giochiamo con un avversario, diciamo, tecnicamente evoluto, questo è anche un bene per gli stimoli anche a livello mentale della squadra. Ma è chiaro che si devono incontrare tutti, come dicevo prima, il calendario non è, ecco, se nelle prime 5 invece di 3 pretendenti alla vittoria ce n'era meno, forse era meglio, e questa è un'altra di quelle, anche se è attardata in classifica, mi riallaccio a quella che dicevo prima. È difficilissima la partita, non c'è ombra di dubbio, è difficilissima, però anche se è difficilissima come quella di Pescara, stimola in maniera incredibile. Da una parte, ecco, sono anche contento per rivedere se, come abbiamo fatto a Pescara e con la Realese, siamo in grado di competere alla pari con le squadre che sicuramente verranno campionato dei vertici. Mi si è chiesto qualcosa sulla formazione, se l'ha decisa, e se Renzi è un giocatore che, non so, sta pensando anche di utilizzarlo in mezzo al campo, visto che finora in campionato ha giocato sempre, no, da laterale di difesa. Ma in mezzo al campo abbiamo tanti elementi bravi, e forse se l'abbiamo fatto giocare lì è perché forse era più utile lì. Quanto alla formazione, certo che abbiamo deciso, non abbiamo più allenamenti, l'abbiamo fatto stamani, diciamo domani, se non l'avessi decisa sarei da, insomma, un pezzo di allenatore. Magari qualche dubbio uno se lo porta fino all'ultimo, Io non sono abituato a portarmi dubbi fino all'ultimo. Io i dubbi ne analizzo in settimana e cerco di sciogliere in settimana, certamente nell'ultima notte prima della gara. Mi chiedo un'ultima cosa sul contratto lunghissimo che ha firmato il direttore Giovannini, che lei ben conosce. Non so se le è venuta la tentazione di chiedere un prolungamento anche a lei fino al 2034. No, sono contento per lui, insomma, e credo che il presidente abbia fatto una cosa molto molto bella, perché non succede, credo sia una cosa molto bella anche per la città di Arezzo, perché credo che ti abbia detto tra le righe: io voglio rimanere qua, voglio investire come sta investendo qua, e credo che la città di Arezzo sia una grossa cosa, credetemi, allenatori ce ne tanti, cambiano, però quello che conta credo sia la forza societaria, ecco, la solidità societaria, e dotarsi per così tanto tempo di un direttore come lui è bravissimo per, tra l'altro, lasciando da parte l'aspetto tecnico, del campo è bravissimo sotto tutti gli altri aspetti, cioè organizzativo eccetera, credo sia una grossa mossa da parte della società e del presidente.